Frangenti collerici spinti da un forte vento, il mare in burrasca che squassa, erode, divora una costa indifesa che alla prima mareggiata di fine autunno ha ceduto di schianto. Al TG Max è bastata una sola mattinata in ricognizione da nord a sud per imbattersi in una vera e propria emergenza, già segnalata più volte e più volte ancora, adesso al punto del non ritorno, se la politica continuerà a sonnecchiare su vane promesse e su un sogno irrealizzabile allo stato attuale. Il corridoio verde, infatti, non c'è più in larghi tratti, inghiottito dai flutti. Ecco, contrada Lago Dragoni, a sud del fiume Sangro, dove le barriere a protezione della costa non esistono, nonostante petizioni, segnalazioni, mappature e cartografie dettagliate inviate alla regione. Qui sarebbe dovuta nascere la pista ciclabile e invece... Signore e signori, ed ecco qui la pista ciclabile che non c'è più, letteralmente scivolata a mare. Questo è il risultato di una politica che non ha fatto quello che avrebbe potuto. Una vergogna, insomma, è l'ennesima opportunità mortificata da una classe dirigente che sa solo prendere in giro. Altro che pista ciclabile, il mare è arrivato adesso a pochi metri dalla Statale 16, almeno quella riusciranno forse a difendere. Un'emergenza estesa anche dove le barriere ci sono, vecchie di decine d'anni però, assottigliate dagli agenti atmosferici, sprofondate parzialmente e dunque a mezzo servizio. A Torino di Sangro Marina la battigia si è estesa fino alla strada, una decina le barche strappate agli ormeggi, perse, distrutte. E ha oltrepassato la strada, distruggendo tutto, portandosi via tante barche e di fatto pure a me si è preso la barca e compreso lo scivolo per risalire. Il sindaco Pace più volte ha lanciato l'allarme, sì, ma sì. Se ne fregano? Se ne fregano proprio, dall'alto proprio. Noi stiamo cercando con un po' di volontariato di dare una sistemata il più possibile a questo pezzo di spiaggia, però è quasi, insomma, il mare si sta riprendendo tutto. Beh sì, siccome siamo pensionati ci diamo un po' da fare a dare una pulizia sulla spiaggia qua, quindi adesso stiamo vuotando le palme sperando che si conservano per l'estate. Situazione più o meno sotto controllo sul lungomare delle Morge, dove gli interventi di protezione massicci hanno funzionato, si risprofonda in mille preoccupazioni a Casalbordino Lido. Vedete gli stabilimenti, questo è il Nadia e poi tutti gli altri verso sud lambiti dal mare, le onde, le acque si sono insinuate minando anche la stabilità degli stabilimenti. Noi chiediamo che facciano gli interventi che bisogna fare per mettere in sicurezza gli stabilimenti, almeno questo per la prossima stagione, anche perché non c'è rimasto niente, basta vedere il litorale, quello che è diventato. Beh, ci sono state richieste più volte esplicite. Richieste anche sopralluoghi da parte del Genio Civile, adesso ci sono i fondi FAS che Casalbordino ha avuto, quindi di intervenire urgentemente per sistemare questa situazione. E pensare che siamo solo all'inizio della stagione dei venti e del mare forte. E allora non rimane che pregare per un inverno mite e soprattutto per avere finalmente una classe politica che sappia prendere decisioni e investire le risorse dove occorrono. Per adesso un amen alla costa, per il resto si vedrà.